caro Papa Francesco, sono un ex lavoratore metalmeccanico dell'indotto dell'ex raffineria Eni di Gela. Ho avuto il mandato da un centinaio di miei colleghi di pregarti affinché la tua divina e autorevole voce squarci il silenzio dovuto dall'egoismo di chi può e non fa e sulla disperazione di quasi un migliaio di padri di famiglia che a causa di un processo di deindustrializzazione e di chiusura si trovano adesso in mezzo a una strada. Vane le lotte, le proteste, gli incontri, le manifestazioni cittadine, la disperazione è la nostra forza, ma è anche tanta la frustrazione quando si guardano i propri figli e le mogli non potendo sopperire alle più normali necessità, anche quelle mediche a volte. Questa è una terra abbandonata da tutti, ma dove la realtà maligna della mafia sui bisogni e sull'insicurezza economica di tante persone potrebbe alimentare il suo male. Aiutaci, Santissimo Padre, aiutaci. Hanno consegnato una lettera a Papa Francesco esortandolo a pregare per loro, per gli operai che soffrono. Si rivolgono alla Chiesa Marco Cammarata, Emanuele Zappulla e Franco Biundo. Siamo stati dal Santo Padre, conosce bene la situazione, ma ora noi siamo arrivati qua al Ministero con la speranza che oggi si possa risolvere qualche cosa, ma ci credo. Onestamente io parlo chiaro, ci credo poco. Venendo dal Vaticano, che il Papa parlava proprio della dottrina sociale, in quanto parlava dei vari ruoli, i ruoli attribuiti ai politici e a tutte le strutture sociali, che stanno veramente abusando adesso delle nostre questioni e questi poteri forti stanno cercando di sradicare la nostra identità degli operai. Il Santo Padre sa tutto, noi abbiamo consegnato due lettere, una scritta dell'indotto in cui parla appunto della strage che è stata fatta a Gela e in più un'altra lettera riservata del parroco Don Giorgio Cilindrello della parrocchia di San Francesco che parla anche del disastro di Gela. Ecco, qua noi ci aspettiamo che decideranno finalmente del futuro di Gela. Noi auguriamoci che qua faranno qualcosa, almeno per salvaguardare i posti di lavoro, perché il programma prevedeva che non si doveva perdere nessun posto di lavoro. Tant'è vero, la mazzata ultima è quella della Smimme.